E allora, il primo match della quindicesima Europa League del nostro Sbordone League, le prime due squadre che si affrontano in questa competizione saranno gli Acciammacchiaioli contro i Patatinaikos in un derby tutto Silver League. E allora, batte Varriale, sta per cominciare il primo ottavo di finale della nostra SEL, Sbordone Europa League, le squadre che non si sono qualificate per le fasi finalissime della Champions si sono ritrovate per la prima volta in 16, in 15 edizioni, perché ricordiamo non abbiamo comunque mai avuto 38 squadre di cui 32 fino alla fine dell'edizione. E allora si comincia con 16 squadre in Europa League, 16 in Champions, 6 tra ritiri, squalifiche e abdicazioni alle competizioni europee. Le abbiamo perse, ma ci sta, è statistica. I Patatinaikos contro gli Acciammacchiaioli, è un derby di Silver. Okay. Occhio. I Pata sono qualificati da secondi nella Silver, 19,5 punti di ranking, occupano il terzo posto anche nel ranking Europa League. Invece gli Acciammacchiaioli sono i terzultimi, 14esimi, solo 6 punti nel ranking europeo, dopo una stagione dove non ha mai vinto una partita sul campo la squadra di Grasso, solamente una a tavolino contro, se non erro, proprio gli asmatici. Qua Rogatsu sbaglia la rimessa con le mani. 4 punti per gli Acciammacchiaioli durante il girone di Silver League. E allora andiamo a vedere un po' chi saranno i protagonisti. Il vantaggio di Filippo Aiello, zuccata sul primo palo, battuto Ice Cream per Jacopo Mario. Allora, c'è subito la dedica verso Jacopino Aiello, credo. E allora, dicevamo, i Pata non hanno il portiere di ruolo ancora una volta, ormai è quasi un'abitudine. Allora Gelato in porta, al centro Caridei, a sinistra il cugino Caridei, a destra Rogazzo, centrocampo con Sorianello, Varriale e Morano. Non c'è il talento Salvatore Tedesco in questo match, c'è muove avanti. Gli Acciammacchiaioli, gran ritorno di Ludo Fassina in porta, poi al centro c'è Zaccaria Grassi con la maglia di Koulibaly, 26, anche se sopra c'è Zaccaria, a sinistra Scarpato, a destra Bottone, quindi Grasso oggi fa la mezzala destra, Riccio in mezzo e mezzala sinistra Busiello, in avanti Filippo Aiello che ha già realizzato l'1-0, colpo di scena subito in Europa League. Con le sfide di domani tra un altro derby di Silver con Real Madrid in casmatici e soprattutto il match tra prima e ultima del ranking europeo, l'AC Wimbledon contro l'LSNG, il sottoscritto affronta il nostro socio e membro dello staff Marco Collaro con la sua banda di scalmanati dell'LSNG. È una sfida che è quasi Davide contro Golia. Appuntamento per domani sera alle ore 20 con il continuo dell'Europa League. Poi ovviamente tutti i match di Champions e di Europa League si completeranno domenica 8 dicembre, giorno dell'Immacolata, visto che domani alle ore 18 c'è Napoli-Bologna di Serie A. Ha fatto slittare gli ottavi in due turni. E allora possesso per Ipata, il lancio di Gelato verso Morano, Fassina deve smanacciare in corner. E allora calcio d'angolo Varriale, salgono i giganti Caridei, oggi ne sono due, parte il cross lungo, Morano la trova e la incolla, parte il cross di sinistro, occhio a Caridei che va al destro, murato, poi
Grasso si fa recuperare la sfera, Morano mette dentro un tiro cross, Fassina la blocca. L'ex portiere del Mignottica va subito con il piede destro, deviato con la testa da Sorianello, Gelato evita il corner. Morano col tacco, triangolo, Caridei. Che contro gli asmatici nella settimana scorsa ha segnato il gol del vantaggio, però ha fatto subire il 4-4 finale con un tiro non irresistibile di Marmo. Lui era in porta. Caridei, attenzione a questo pallone con Filippo Aiello, che stavolta ha un'occasione pazzesca e non riesce a sfruttarla. Poteva sicuramente far di più Aiello. Adesso va Reale, arriva Riccio, interrompe la manovra avversaria, cerca Scarpato, la rimessa è per lui che va con le mani a cercare l'inserimento di Busiello, che aggancia la sfera, prova a girarsi, sfonda su Sorianello, ultimo tocco dei Pata, rimessa per gli ammacchiaioli che vanno con le mani, pallone protetto per Gelato, gran gol per lui contro gli asmatici. Ma mani e piedi, salta Riccio, poi Grasso in una strana posizione di mezzala oggi, affidando il centro della difesa lì dietro a Grassi. Busiello arpiona la sfera, passa in mezzo a due, riesce con un po' di fortuna ancora Busiello, Caparbio poi però esagera un po', Caridei va dietro, va da Gelato, pressione di Busiello, parte anche Filippo Aiello a pressare alto. Adesso Muoio mette il piede, Grasso, Filippo dentro per Busiello, alta. Allora cambio in porta per Ipata, Gelato affida i guanti a Sorianello. Adesso Riccio, mezzo a due, perde la sfera, Scarpato col destro, alimenta dall'altro lato verso Grasso, che cerca di arrivare su questo pallone con un rimpallo, colpisce la sfera. Caridei, Gelato, senza Tedesco è lui che dovrà riuscire a prendere in mano il centrocampo della sua squadra in casacca gialla, palla lunga per Rogazzo. Scarpato per Fassina con le mani, ritorna dal terzo a sinistra che va centrale, il piede doppio, corre Busiello contro Rogazzo, Busiello velocissimo, fondo. Ancora scambio lì dietro, situazione di vantaggio a Macchiaioli col gol di Aiello. Salta Zaccaria, che ci ha spiegato, è un giocatore di rugby, infatti molto possente, classe 2001. Colpo di testa da questo lato di Scarpato per Busiello, protegge un po', arriva Morano, Busiello buona la finta, doppia, poi va da Scarpato che prova un lancio, va Reale di petto, arriva Riccio e poi Gelato, va a caricare a testa bassa, fa salire Rogazzo, parte un tiro da sotterra, poi Muoio dentro per Morano, parte il cross da sotterra, mette il piede Grassi, prova a uscire Zaccaria, poi ancora Rogazzo, alimenta Morano, rasoterra, Scarpato, mette il piede, Riccio allontana, ancora Rogazzo, prova Murato sinistro, doppio Murato e poi Busiello, fallo. Allora si va da Grassi che viene pressato, poi allontana Scarpato, Aiello lì in mezzo, co dietro, Bottone perde il pallone per un attimo, la rimessa è sua. Dietro per Fassina, palla lunga, Rogazzo col mancino, anche Riccio, parte Busiello contro Rogazzo, duello tra i due che a questo punto sarà la chiave del match. Caridei va lontano, si incrociano le mani di Morano con Scarpato, punizione. Scarpato, palla lunga, Filippo di petto, troppo dietro, vediamo un po', Bottone va di testa e mette fuori. Ancora Bottone, cerca il lancio lunghissimo. Già si difende a denti stretti la formazione
senza casacca. Caridei, ok pasticci. La prende Sorianillo. Ancora Caridei. Non era retropassaggio Busillo, sì. Semplicemente svirgolato. Allora va Reale, va centrale, gelato. Allarga il gioco. Da Rogazzo, ancora lungo il pallone. Scalpato, rimessa centrale, attenzione. Brutta rimessa battuta da Scarpato, che mette in difficoltà i suoi. Destro di gelato, fondo. Batte Fassina dal fondo, palla mezzo raso terra, Busillo aggancia contro Varriale. Filippo Aiello prova il numero sul Rogazzo, arriva Caridei, la scivola da Aiello, Caridei protegge. Adesso l'altro Caridei. Lotta a Muoio, punizione, fallo su di lui. E allora può continuare la manovra, la formazione di Pata con il gigante Caridei. Che serve Varriale, prova a spingere centralmente, Muoio. Prova col destro, primo palo, fuori. E allora va Rogazzo in porta, esce Sorianillo. Scarpato, perde la sfera, Morano l'attacca e qua c'è calcio di rigore. C'è calcio di rigore, Zaccaria batte Morano. E allora calcio di rigore battuto col destro, non sbaglia, Ice Cream pareggia 1-1. Occhio ancora in pressione, allora cambia il parziale, siamo 1-1. Dal calcio di rigore, il fallo evidente di Grassi su Morano. Sorianillo Varriale, ancora Sorianillo, torna dietro. Caridei il possesso dei Pata, praticamente nell'area di rigore, per far uscire gli ammacchiaioli. Comunque rimangono corti. Palla però ora ben gestita con Gelato. Zaccaria mette il corpo, calcio d'angolo. Vediamo un po', batte Gelato, palla che gira! Fassina, devia nell'altro angolo. Adesso Varriale, parte un altro pallone, morbido, colpo di testa di Muoio. Il pallone rimane lì, poi gran numero, del piede Scarpato. Ancora Varriale, morbida, Muoio, incontro. Del piede Riccio con Scarpato, poi Aiello, Busillo, prova il numero, si allunga troppo. Rimessa. Palla contesa con l'intervento di Scarpato. Le mani di Varriale. Saltariccio, prolunga Gelato, Filippo, Grasso, Bottone riesce a passare il pallone a Riccio, che accelera e cerca col mancino, un bellissimo pallone per Filippo Aiello nell'area di rigore che non controlla. E allora va con le mani Sorianillo, con Morano nell'area, Gelato viene incontro, riceve. Sorianillo, Muoio nello stretto, quella palla arriva alle parti Varriale. Grasso mette un piede, la trova Muoio, 1-2, intervento di Riccio. Allora ancora con le mani Pata, palla fuori verso Varriale, svetta Riccio, controlla Filippo, parte va da Busillo, con l'esterno va da Scarpato che non trova la sfera. Caridei, per Caridei Morano, parte lui, poi sul pallone Riccio, no, punizione. Calcio a Gelato col destro sulla testa di Scarpato, che non fa una piega. Allora andrà con le mani Pata. Rogazzo, occhio Varriale, che attacca l'area, colpo di testa di Riccio, Grasso, controllo di petto e rinvio. Alto, che arriva nella zona centrocampo. Vola giù Filippo Aiello, non c'è fallo, palla dentro di Muoio, Morano contro Zaccaria, Morano alla porta. Il piede di Riccio, Fassina col destro. No, calcio d'angolo. Calcio d'angolo va Varriale,
Occhio ai saltatori. Primo palo! Direttamente in rete. Variale. 2-1 Pata. Magia del jolly dei Patatinaikos. Non è facile segnare al Fassina. Soprattutto la bandierina. C'è riuscito Variale. Probabilmente non abbiamo mai visto Fassina prendere gol da calcio d'angolo diretto. 2-1 Pata. Zaccariano la trova. La trova Scarpato, Amorano e Caparbio. Poi arriva ancora Grassi. Pata quindi in vantaggio. Ribaltano il match. Variale ancora. Grasso allontana. Salta a bottone. Ricordiamo chi perde i primi turni sia di Champions che Europa League si ritrovano nella Coppa Sbordone, che da consuetudine chiamiamo Coppa Italia. Chissà, magari quest'anno cambiamo il nome. E allora al fondo Fassina. Scarpato. Finta, si allunga troppo la sfera. Rimessa Pata. Morano dietro, Gelato fa la sponda casuale, poi ancora Gelato, esce dal traffico e va da Sorianello. Gelato la porta, allarga Rogazzo, palla che passa Fassina, ma con le mani Busiello, alti Pata, Busiello nell'aria, non la trova. Variale, gran controllo sul lancio di Caridei, poi mette il piedericcio, rimessa ancora per Ipata. Che gioca dietro, congelato, salta il primo, va da Variale, dentro ancora per Muoio, che non riesce a controllare la sfera, fondo. Scarpato prende la misura per cercare Busiello, la palla è lunga. Rogazzo, Caridei, Sorianello, pressato da Iello, si va da Variale, che prova a saltare Grasso che mette il piede, va a Iello, temporeggia un po', poi c'è una carambola, gestisce Gelato, allarga Rogazzo, fa correre ancora Gelato. Rimessa battuta, salta Scarpato, riccio a vuoto. Sorianello sbaglia l'aggancio, allora Grasso prova a lanciarsi. Arriva Riccio, che non trova la sfera, poi col destro, Variale, alta. Fassina col mancino. Pallone che torna da quelle parti, fondo. Altro pallone per Variale che punta la difesa avversaria, entra in area, sinistro, palo di Variale che sfiora il 3-1 allo scadere del primo tempo. Poi Rogazzo esce con Gelato, ancora Rogazzo, prova in porta, fuori. Fassina batte, sponda di Filippo Aiello, Grasso mette in mezzo, Carideva di testa, poi arriva Variale. Vediamo un po', c'è un fallo. Gamba tesa. Palla verso Gelato. Che sterza, mette il piede Emanuele Riccio. Poi Morano prova a saltare il suo avversario. La palla esce fuori, vediamo un po'. E sua la rimessa. Muoio svirgola la conclusione, quasi diventa un cross. Rogazzo prova a rimescolarla, c'è una deviazione, il primo tempo finisce 2-1 per i Patatinaikos sugli ammacchiaioli. E allora tutto pronto per la ripresa, i Pata conducono 2-1 in questo ottavo di finale, il primo di Europa League contro gli ammacchiaioli, vediamo come finisce. Ovviamente in caso di parità, rigori diretti, Grasso c'ha in porta Fassina, uno dei pararigori del nostro circuito, della nostra storia, vediamo un po' se conviene.
se può convenire ai macchiaioli provare a segnare e chiudersi dietro. Ai Pata non penso, perché il portiere di ruolo oggi non ce l'hanno, come contro gli asmatici, dove ne hanno presi 4, vediamo un po'. Come allunga la difesa lì. Finta di Fassina, tutti si allontanano dal pallone, allora Bottone va in avanti, Morano la aggancia, prova a passare nell'area, Riccio con l'aiuto di Grassi, va in avanti, scatta Filippo, rinvia Caridei, poi Muoio. Ancora Riccio a recuperare questo pallone, cerca di avanzare col mancino, 3 su di lui, libera Busello, che ancora una volta si va a incanalare in una zona del campo affollata, scivolata di Caridei, che alza tutti in aria, mette in rimessa. Caridei pressato, va da Rogazzo, scende lui, la palla passa, lui no, c'è vantaggio con Morano col pallone, tacco, rimessa. Con le mani Rogazzo, dentro nell'area, salta Grassi. Stavolta Morano non aggancia, rimessa per gli ammacchiaioli. Va scarpato da Filippo. Perde la sfera Aiello. Sorianiello, Rogazzo, triangolo, Morano. Rinvio così e così di Bottone, la palla ancora buona, limite dell'area, Muoio non la trova. Poi Caridei che prova a proteggere sulla pressione di Busiello, torna dietro da Varriale e con i piedi gestisce. E vado ancora da Caridei che prova a lanciarsi. Bello il movimento di Muoio che sale e va ancora da Caridei, tiro cross, Fassina. Grasso. Alza la testa e va da Scarpato. Centralmente Riccio. La porta, prova il taglio su Scarpato, Aiello lungo. Varriale lungo, occhio che in porta. Fassina al fondo, stavolta alto. Busiello raccoglie la seconda palla. Ancora Busiello, Caparbio, entra fino in aria, sinistro, salva Varriale. Occasione a Macchiaioli. 1-2, Busiello ancora. Prova a danzare sulla sfera. Mette in mezzo, esce Caridei. Poi Muoio. Riccio va a recuperare con l'aiuto di Bottone, ancora Riccio. Carica il sinistro, prova in porta, palla che scende fuori. Gelato, Riccio, poi destro deviato, forse la tocca anche Fassina, calcio d'angolo, calcio d'angolo, va Gelato, cross, secondo palo e poi ancora Caridei che la ritrova, cerca e trova il suo compagno Muoio che segna il primo gol in questo circuito, fa 3-1. Pata, Busiello dalla battuta, risposta di Varriale. Sale Zaccaria, appostato sul secondo palo. Filippo va raso terra, c'è un doppio rimpallo, poi Gelato prova a volare via. 2 contro 3, Gelato la porta, entra in area di rigore. Colla Rabona mette in mezzo, allontana Bottone, la palla è alta, arriva Caridei, lascia rimbalzare la sfera, Busiello però... attacca e Caridei protegge con le mani Rogazzo, Gelato in colla, trovato Sorianiello dentro l'imbucata per Morano, non aggancia e allora Fassina subito per Scarpato che cerca Busiello che riceve, sale e va da Filippo, finta il cross, ora lo mette, secondo palo tutto solo il capitano Grasso, alza troppo. Ora va in porta Muoio per i Pata e il fondo viene battuto.
Rogazzo in avanti, cercato addirittura il taglio di Variale. Morano col sinistro al volo, Fassina col piede. Gelato, l'ultimo tocco è il suo, la rimessa è di Grasso. Quindi scarpato con le mani, Riccio di petto, Caridè interviene, Grasso di testa, esce Variale. Mette giù, prova lui, Fassina, respinta corta, Morano fuori. Battuto il fondo, Fassina scarpato, 1-2. Fassina per Riccio, sbaglia il tocco, regala palla a Gelato, Fassina salva. Già battuta la rimessa, Ragazzo di petto, ancora Gelato. Contro tre, non passa. Ma la rimessa è per Ipata. Variale. Caridei. Un po' vicino, allora te fuori Aiello. Ancora con le mani Ipata. Dietro la panchina per Rogazzo, dentro Riccio di testa, ancora Rogazzo, palla che passa, sbaglia Filippo, poi ritorna il pallone, agganciato da dietro, punizione, Riccio direttamente in porta alta, si va con le mani, Variale, Rogazzo, Morano e poi Riccio, ruleta, si va con le mani di Max. Lunga, interviene Zaccaria di testa. Si va ancora con le mani, piedone di Riccio, Caridei, salta Grasso, Filippo contro Rogazzo, c'è fallo di Filippo, si continua, Caridei, Gelato, Rogazzo dentro per Morano, imbucata perfetta, assist per Variale che spara addosso a Fassina, fondo. Sfiorano il 4-1 Ipata, salva Fassina, Zaccaria va avanti, trovato Filippo che incolla questo pallone, Busiello, ne punta un paio, sinistro fuori. Sbagliano qui il fondo, con Busiello che quasi ne approfitta, ma sarà ancora rimessa al fondo per Moio. Che vuole il lancio lungo nonostante abbia dei compagni vicino. Lunga, Zaccaria devia, Fassina va in presa, esce, cerca Filippo che non controlla. Caridei, 1-2 con Rogazzo, scivolata stavolta di Aiello. Rogazzo, Caridei, palla che passa, trasparente qui Filippo, Grasso mette il corpo. Grassi, esce, Variale. Rogazzo la gira di prima verso Caridei, a vuoto Filippo, occhio perché hanno ripreso il possesso gli ammacchiaioli. Caridei con la spalla, mette il corpo enorme davanti a Filippo Aiello, Variale, la fanno girare i ragazzi in casacca verde, si esce con un tacco male, c'è Busiello appostato, col mancino fuori. E poi si ritorna di là con un fondo battuto da Muoio, lungo, allora Bottone, Busiello. Prova a lavorare questa sfera, torna dietro a Zaccaria e perde la sfera. Allora Grasso, attenzione, gli ammacchiaioli un po' disordinati. C'è fallo su Filippo, no, rimessa. Batte Zaccaria. Prova la rimessa lunghissima. Riccio, Busiello. Pallonetto per Scarpato che calcola male il rimbalzo. Sempre 3-1 Pata, Scarpato su Gelato che resiste all'urto e cambia dall'altro lato, una palla interessante per Variale che la domestica, prova il numero su Bottone che resiste in qualche modo al duello e apre per Busiello, è un 3 contro 2, Busiello la porta, Busiello in aria, sinistro e si riapre il match con il gol di Busiello e degli ammacchiaioli, 3-2. Dieci alla fine ed è 3-2, Gelato, deviazione, Fassina, blocca, occhio colpi di scena, occhio colpi di scena in Europa, che ne abbiamo visto di tanti colori, in tutte le salse nelle nostre 15 edizioni.
soprattutto la competizione che regala più sorprese, l'Europa League. Palla dentro, salta Grasso, prolunga nell'area dove c'è Morano, che addirittura temporeggia così. Sorianiello, Rogazzo, Pennella, scarpato, esce di petto, arriva bene Varriale, Gelato prova a muoverla, Grasso con un mezzo tacco, va giù, Zaccaria su Gelato, tutto fermo. Caride la muove per il cugino a destra, Varriale non passa, Busiello, poi Riccio, Aiello prova la sponda per Riccio, corre Grasso, dentro un tiro cross, occhio a Morano perché l'aveva battezzata fuori, forse un po' troppo presto. Si libera centralmente il pallone Caridei per Gelato e poi ancora Caridei. Nuovamente Gelato. Scivolata di Bottone. Busiello, cost to cost. Palla fuori, deviazione, calcio d'angolo. Palla forte in mezzo, Rogazzo respinge, poi Grasso lascia scorrere. Ancora con le mani, palla dentro, i macchiaioli ci credono, Zaccaria lascia scorrere per Bottone, sbagliano, attenzione a Gelato, la muove per Varriale, che qui non si trova col suo compagno, esce ancora Grassi, che punta l'uomo e sale, ancora Zaccaria, dentro per Busiello, l'ha lavorata bene, Busiello lotta, poi la perde, Caridei, contropiede, Varriale, muoio, sterza, Rogazzo, sbatte su Zaccaria, parte Riccio, sterza e prova a superarne due, ai ai ai, fallo di Rogazzo già ammonito da dietro, attenzione, vediamo un po', il prossimo potrebbe esserci il doppio giallo, due falli per Rogazzo, ma un po' pesanti, non si chiamano la distanza gli ammacchiaioli, può calciare quando vuole Busiello, destro potentissimo, 3-3, ha pareggiato Busiello, colpo da fuori classe. Chi perde, abbiamo già detto, in Coppa Italia, con tutte le squadre che escono sia dalla Champions che dall'Europa. Allora dove vai a fare Coppa Italia tu? Scalzi, sei zitto. Occhio ai colpi di scena, Riccio dentro Morano in qualche modo. Questo che vuol dire non avere un portiere di ruolo, soprattutto alle fasi finali, dove ogni tiro può essere pericoloso. Varriale. Caridei. Ha battuto punizione. Rogazzo alza questo campanile nell'aria. Di petto due volte, poi Grasso prova ad allontanare, Rogazzo col piede, va da Varriale, tacco verso Muoio, prende la mira, Zaccaria colpito, e poi Busiello, la porta su, la porta ancora Busiello, resiste alla carica, cade Varriale, non Busiello, palla dietro, Filippo prova a saltare Muoio, c'è un contatto, si continua, Bottone in qualche modo, poi Varriale calcia dentro, Fassina blocca, torna il pallone alle parti lì in mezzo di Riccio, vuole il pallone Aiello, Riccio la perde, poi Sorianiello colpisce il pallone, Morano passa, Zaccaria mette il piedone e la rimessa è sua. Scarpato, la ruba, va giù, non c'è fallo. Ora la partita inizia a diventare più rude, vola Gelato, Morano, Sorianiello alle spalle spinto, punizione. Rogazzo col destro su questa punizione per provare a portare i Pata ai quarti, palla che gira, deviazione, Fassina in uscita, fa volare Aiello. Due su di lui. Prova a colpire la sfera, Aiello due volte, scivolata, Caparbio, Grasso si addormenta, Morano la ruba, sbatte su Scarpato, molta confusione ora in mezzo a campo. Ancora Rogazzo, Morano non passa, Rogazzo sì, arriva Riccio in soccorso,
e salta secco Morano. Poi col tacco, ancora Riccio, dietro per Fassina. Colpo di testa di Muoio al volo, ragazzo, diventa un assist per Morano, al limite dell'area. Prova a girare col mancino, calcio d'angolo. Gelato dal corner, siamo a 2 minuti dalla fine. Gelato morbida, secondo palo, svetta a bottone. Salva i suoi. Ora altra rimessa all'altro lato e batte il gigante Caridei. Si coordina Rogazzo, poi Muoio nell'aria. Provano a rinviare, occhio a Busiello. Che salta secco, Varriale. Busiello, mezzo esterno! E c'è il 4-3, clamoroso degli ammacchiaioli. Con un euro gol di Busiello, clamoroso, a un minuto dalla fine. Fassina va a raccogliere la battuta di Ice Cream. Partono i Pata in pressione sul portiere degli ammacchiaioli. Grasso la tocca solamente per Scarpato, che prova a tenerla. La palla esce, la rimessa, allontana la sfera. Scarpato verrà ammonito. Clamoroso pasticcio combinato dai Pata in questa ripresa. Gelato alza dentro. Zaccaria di testa, allontana Scarpato, la palla torna da Gelato che controlla male. Si va con le mani di Scarpato, scivola Riccio e allora Sorianillo. Grasso lo insegue, Morano, buono lo spunto, Morano dentro, non c'è nulla. Poi Rogazzo nell'area di rigore, anzi è Muoio che cerca spazio, serie di interventi, Sorianillo, tiro, deviazione, arriva Caridei, la giusta, cerca Varriale, aggredito da Riccio, non c'è spazio, Varriale, carica a testa bassa, Riccio sul pallone, rimessa, battuta, Gelato per Caridei, aggancio praticamente di parti basse, Fassina e poi Zaccaria e poi Filippo e rimessa laterale, sta succedendo di tutto. In quell'area di rigore, con Zaccaria che si è involato sulla conclusione, numero 2, palla dentro, colpo di testa Caridei, miracolo di Fassina! Che parata! Ancora corner, Gelato, cross, secondo palo! Vediamo chi l'aggancia, Morano, Busiello su di lui, non vedo nulla, Busiello allontana, colpita la cassa, clamoroso, che parata di Fassina! Ancora rimessa per i Pata. Quando manca pochissimo, palla dentro. Busiello, deviazione, Morano, Caridei nell'aria. Arriva Sorianillo. Palla lunga e fondo. Non c'è più tempo. Gli ammacchiaioli vincono il primo match sul campo in questa edizione. Vanno ai quarti d'Europa. Colpo di scena. Primo colpo di scena in questa 15ª edizione. E allora, primo turno di Europa League, ottavo di finale, gli ammacchiaioli a sorpresa superano i Pata 4-3 e vanno ai quarti. Partiamo prima da Varriale. Varriale sui Pata, sconfitti al primo turno di Europa League contro una squadra che avete battuto nel girone, che avevate dato spettacolo. E poi stasera sul 3-1, che è successo? L'avete un po' sottovalutati? Ancora... No, questo è il calcio, cioè, abbiamo giocato bene, poi sono state prodezze di... Due prodezze di Busiello, vieni qua, due. Migliore in campo assolutamente. Tutti, prodezze di Busiello che poi, il protagonista. Poi, ma non aveva il portiere, quindi abbiamo questo girato. Ovviamente conta tedesco, e come, senza Tedesco, senza pesanti, però il risultato era 3-1. Il risultato era 3-1, però... Vi rifarete in Coppa Italia con tutte le uscenti dalle competizioni europee? Lo spero. E dai, una silver sfiorata, un'Europa League iniziata male. E allora, facciamo in bocca al lupo a Varriale e i suoi Pata, che si ritroveranno in Coppa Italia. Ciao Varriale, saluta anche i tuoi avversari.
gli ammacchiaioli che vanno ai quarti vincendo l'unica partita sul campo in questa quindicesima edizione. Succede anche questo in Europa e nei nostri playoff di solito, dove si inizia a sognare man mano, no? Man mano che si gioca arriva la prima avversaria, più forte vinci e si inizia a sognare. Grasso oggi è uno di questi protagonisti con questa vittoria, facciamo complimenti a Busiello che ha fatto due gol pazzeschi. E allora ci sono tante squadre, ci sono tre, però due sono perle. Due sono perle, uno è bello e basta. Uno è bello e basta. Ci sono tante squadre, c'è il party dagli star, ci sono tante squadre ben attrezzate, però noi puntiamo a essere l'outsider. L'outsider di questo. Fino a una settimana fa non ci voleva neanche nostra madre, adesso siamo felicissimi e stanchissimi. Facciamo i complimenti al simpaticissimo Grasso, una dedica per questi quarti, fammi una dedica. Ma dedichiamo questo passaggio. La dedichiamo a Jacopo che è infortunato allora a casa. Bravo Jacopo, salutiamo Grasso e gli ammacchiaioli ai quarti d'Europa.